Procediamo con la professoressa Elena Pegoraro dell'Università di Padova. Ci presenterà la relazione genotipo-fenotipo nella popolazione italiana. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio gli organizzatori, quindi il mio compito è quello di parlare, di cercare di trarre delle connessioni genotipo-fenotipo. Molte cose sono già state dette e ovviamente facilitano il mio compito. Brevemente, la distrofia dei cingoli dovuta a mutazioni nel gene per la calpaina prende il nome di LGMD2A, 2A perché è stata la prima ad essere mappata nell'ambito delle distrofie dei cingoli e il prodotto genico ad essere identificato. È già stato rimarcato come questa forma di distrofia muscolare sia estremamente frequente fra le distrofie muscolari dei cingoli. Questa è una survey della nostra casistica in Padova e vedete come circa il 30% delle cingoli siano in realtà dovute a mutazioni nel gene per la calpaina terza. Questa frequenza è massima nelle distrofie dei cingoli ad esordio infantile, un pochino più bassa nelle forme ad esordio adulto, ma vedete, come ha già sottolineato il professor Nigro, come anche il 7% dei pazienti con un'ipercicappemia al momento asintomatica in realtà poi abbiano mutazioni nel gene per la calpaina terza. La frequenza di questa distrofia dei cingoli è alta praticamente in tutte le regioni del mondo, vedete le frequenze sono molto variabili, raggiungono i valori più alti in alcune comunità, questa è la comunità basca della Spagna, in Italia si attesta intorno al 35% circa di tutte le forme di distrofia muscolare dei cingoli. I dati epidemiologici sono già stati detti, in Italia viene calcolata una prevalenza di 1 su 100.000 e vedete, anche questo è già stato sottolineato ma ci torniamo, una frequenza di portatori 1/160. Questo vuol dire che è opportuno una consulenza genetica attenta in tutte le famiglie nelle quali ci sia un caso di un paziente affetto, anche nella ricerca di mutazioni nel coniuge per ovviamente consentire di evitare la nascita di un figlio affetto. Una prevalenza un pochino più alta nel sud Italia e poi vedete prevalenze decisamente più elevate in alcune particolari comunità come l'Usen Reunion o la comunità basca. Dal punto di vista diagnostico e quindi prettamente di espressione del fenotipo, i criteri clinici erano stati delineati già nel 1996 e vediamo che mantengono una validità ancora oggi, anche se devo dire che l'affinamento delle tecniche molecolari e della nostra capacità di indagine, come accade in tutte le malattie muscolari, ha ampliato gli spettri fenotipici, cioè includendo pazienti che non hanno tutte quelle stigmate tipiche della cingoli di tipo 2A, ma che poi lo studio di mutazione ci ha insegnato anche a considerare questi fenotipi meno tipici. I criteri maggiori ovviamente sono un'assenza di trasmissione verticale, questo perché la calpainopatia è una malattia autosomica recessiva, il coinvolgimento dei muscoli è di solito simmetrico e simultaneo e si ritiene che non debbano intercorrere più di 2 anni dal coinvolgimento del cingolo che non era stato colpito all'esordio, quindi una forma con un esordio a livello del cingolo pelvico, nell'arco di 2 anni il deficit di forza si estende anche al cingolo scapolare e viceversa. Non ci sono coinvolgimento dei muscoli minici dell'oculomotricità e il coinvolgimento cardiaco è assente in questa forma. La CK è di solito marcatamente elevata e l'istopatologia muscolare è compatibile con un processo distrofico. In realtà oggi sappiamo che questo non è corretto perché anche forme con modesta sofferenza miopatica o paranormali possono in realtà avere mutazioni del genere per la calpaina, ma di questo ci parlerà Maurizio nel pomeriggio o più tardi. E poi alcuni criteri minori in cui vedete per esempio la presenza di scapola alata. Adesso che analizzeremo il fenotipo vedete che è molto tipica la presenza della scapola alata e che pone un'importante diagnosi differenziale con la forma per esempio della distrofia facioscapolo-umerale. Quindi possiamo dire, se riassumiamo queste caratteristiche cliniche, che è una malattia usualmente ad esordio precoce, entro le prime decadi, che può avere un coinvolgimento del cingolo scapolare all'esordio, questa forma prende il nome di forma di Herb,
oppure del cingolo pelvico, forma di Ley del Möbius. Sono usualmente forme associate ad ipotrofia muscolare e questa è la differenza dalle altre forme di cingoli che si associano invece ad un fenotipo più frequentemente ipertrofico. Possono essere presenti contratture che all'esordio interessano i tendini d'Achille, ma non esclusivamente i tendini d'Achille con la progressione di malattia. Mentre la complicanza cardiaca è usualmente assente, vi può essere una complicanza respiratoria. Queste sono le medie derivate dall'analisi della letteratura. Vedete che l'età di esordio è tra gli 8 e i 15 anni, però con un range molto ampio, da casi tintamente pediatrici dai 2 ai 50 anni di età. La malattia è lentamente progressiva, ma presenta, come altre distrofie dei cingoli, una marcata variabilità sia all'interno della stessa famiglia, fra diversi membri affetti, che fra famiglie diverse, anche che condividano la stessa mutazione genetica. La perdita della deambulazione si può verificare di solito dai 10 ai 30 anni dopo l'esordio di malattia ed ha un range molto ampio dai 10 ai 48 anni, ma anche età più tardive. Per quello che attiene al pattern di coinvolgimento muscolare, anche questo è abbastanza suggestivo della diagnosi ed interessa dei distretti muscolari molto specifici, che sono a livello del cingolo scapolare, il primo il latissimus dorsi, il muscolo romboide, il serrato e il pettorale. Questo coinvolgimento muscolare configura poi, dal punto di vista di espressione clinica, la scapola alata. Sono colpiti però con una gravità inferiore anche il trapezio, il deltoide e soprattutto il bicipite. Al cingolo pelvico invece i muscoli più precocemente colpiti sono gli adduttori delle anche e il gluteo maximus. Questo tipo di coinvolgimento muscolare ha un corrispettivo sia clinico che di immagine poi di risonanza o in TAC del muscolo. Colpiti anche sono i flessori dell'anca e i muscoli del compartimento posteriore della coscia. Sono invece preservati anche in fase avanzata di malattia gli abduttori delle anche e i muscoli distali. E anche questa caratteristica clinica può aiutare il sospetto che può indirizzare le seguenti indagini molecolari. Molto spesso sono colpiti i muscoli addominali e questo, associato alla scapola alata, di nuovo pone in alcuni casi la diagnosi differenziale con la distrofia faccio-scapolo-omerale. Vedete che sempre risparmiati sono invece i muscoli limbici, gli extraoculari e i muscoli faringei. Queste sono alcune immagini di pazienti con un fenotipo cosiddetto feldi-femorale, cioè esordio del deficit di forza a livello del cingolo pelvico. Vedete anche qui la contrattura delle tibie tarsiche, l'atrofia del compartimento posteriore della gamba, l'atteggiamento in iperlordosi, ma questo paziente che ha esordito a livello pelvico vedete che è coinvolto anche il cingolo scapolare perché ha una difficoltà di elevazione degli arti superiori e non raggiunge i 90 gradi, non riesce a portare gli arti superiori estesi a livello della spalla. Questo paziente da un punto di vista mutazionale vedete che è un eterozigote composto per una mutazione di splicing e per una mutazione missenso ed ha un contenuto di proteina nel muscolo del 15%. Vedremo poi come cercare di correlare questi dati biochimici e molecolari al fenotipo. Questo è un altro dei fenotipi classici con cui può esordire la malattia, perché di nuovo vi ricordo che col progredire della malattia tutti i distretti muscolari possono essere coinvolti. Questo fenotipo prende il nome di fenotipo tipo Erbe e si caratterizza per la presenza di questa scapola alata importante e se vi ricordate questi erano i muscoli che potevano essere colpiti precocemente durante il processo di malattia. Questo paziente è un eterozigote composto per due mutazioni missenso e ha una totale assenza di proteine a livello del muscolo scheletrico. È esordito come miopatia di Erbe, però purtroppo la malattia è poi progredita ed è andata a interessare anche il cingolo pelvico. Questo è un altro giovane paziente che esordisce con una forma scapolo-omerale. Vedete il fenotipo sostanzialmente ipotrofico, vediamo qui la contrattura dei tendini d'Achille e di nuovo la marcata scapola alata con accollamento del margine mediale della scapola nell'elevazione coronale degli arti superiori. Questo paziente è un omozigoto per una mutazione di senso e ha 10% di calpaina nel muscolo. Un altro fenotipo piuttosto frequente nelle calpainopatie è quello che esordisce con contratture, che all'esordio di malattia interessano di solito le tibiotarsiche,
ma vedete che in questo paziente col progredire della malattia interessano anche i gomiti e le anche. Questa è la maggiore estensione che questo paziente riesce a fare a livello del vomito. Anche in questo caso eterozigoto è composto per una mutazione frame shift e una mutazione in dissenso. Questo paziente aveva al western blot il 100% di proteina. Il fenotipo contratturante è stato descritto anche in bambini che peraltro possono avere una funzione muscolare ancora ben preservata e di nuovo vediamo la selettiva contrattura dei tendini d'Achille in un habitus genericamente ipotrofico che consente una diagnosi differenziale perlomeno di massimo presuntiva rispetto ad altre forme di distrofia muscolare dei cingoli. A complicare ulteriormente i fenotipi con i quali si può esprimere la mutazione nel gene per la calpaina è questa miosite eosinofila. La miosite eosinofila si caratterizza proprio per la presenza di eosinofili nel muscolo, di solito questi che vedete qui in rosso, queste celluline qui, usualmente può rappresentare una fase precoce nello sviluppo della istopatologia muscolare in queste forme, quindi a seconda dell'età in cui viene biopsiato il paziente possono esserci o non esserci questi infiltrati, che non sono la norma, però in alcune casistiche sono state riportate. Questa è una casistica costituita da pazienti molto giovani, vedete un'età media di 7,5 anni, avevano valori di CK marcatamente elevati, ma una funzione muscolare molto ben preservata ed erano tutti eterozigoti composti o omozigoti per mutazioni nel gene per la calpaina. Questa miosite eosinofila è stata descritta anche in casi di pazienti adulti e in questo caso era stata identificata una sola mutazione nel gene per la calpaina. Perché la miosite eosinofila? Si sa che la calpaina è espressa a livello delle cellule T e si ritiene che la perdita della funzione della calpaina possa modificare la funzionalità della cellula T e facilitare questo infiltrato eosinofilo. Quindi se vogliamo un pochino trarre le somme di queste cose che abbiamo detto fino adesso, possiamo dire che mutazioni nel gene per la calpaina 3 si possono manifestare con uno spettro fenotipico molto ampio, che comprende forme ad esordio cingolare, forme ad esordio cingolo pelvico, forme che esordiscono con contratture isolate, ma anche miosite eosinofila, ipercitiapemia asintomatica, abbiamo visto circa il 7% possono avere mutazioni nel gene per la calpaina, e anche rari casi di presentazione sotto forma di un quadro cosiddetto pseudometabolico, perché la sintomatologia con cui si esprime sono mialgie, cranchi ed intolleranza all'esercizio, che sono i sintomi tipici di una miopatia metabolica. Accanto a questo quadro di coinvolgimento muscolare, possiamo dire che il cuore non è mai coinvolto, ci sono dei report molto sporadici di pazienti che hanno presentato fibrillazione atriale e una modesta compromissione della funzione ventricolare sinistra, però non è possibile mettere in relazione diretta le mutazioni del gene per la calpaina perché può essere una comorbidità di popolazione. Mentre invece è più facile evidenziare un'alterazione della funzionalità diaframmatica con una riduzione della capacità vitale che può variare dal 30 al 50% e nell'80% dei pazienti, e nel 39% dei pazienti è di sotto dei valori dell'80%. Anche nei pazienti con una funzionalità respiratoria ben conservata, la valutazione dei picchi massimi di flusso espiratorio talune volte può evidenziare un deficit. Per cui ci siamo trovati di fronte a questi quadri quando parliamo di distrofia muscolare dei cingoli di tipo 2A, caratterizzati da un'estrema eterogeneità genetica e anche da un'estrema eterogeneità istopatologica, quindi quadri più o meno severi. Per cui che strumenti abbiamo sulla base di queste cose per derivare dei fattori di correlazione genotipo-fenotipo e quindi in ultima analisi dei fattori prognostici? Naturalmente ci dobbiamo basare su due presupposti che sono la valutazione del tipo di mutazioni che interessano il gene per la calpaina terza e lo studio dell'espressione della proteina nel muscolo scheletrico. Sulla calpaina avete già sentito tutto e quindi non mi dilungo, e questo ve l'ha già presentato Vincenzo. Comunque rapidamente, pazienti che hanno pazienti con mutazioni nel gene per la calpaina terza possono avere una totale deficienza di proteina, possono avere un difetto parziale di proteina, vedete che questa banda è più sottile rispetto a quella del muscolo di controllo, ma possono anche avere una proteina che sembra normale nel western blot. È normale come quantità, ma ovviamente non come funzione. E questo ci dice che questa metodica ha una bassa specificità e una bassa sensibilità.
bassa specificità, perché possiamo avere dei difetti di calpaina dovuti semplicemente alla sua attività proteolitica o perché va facilmente incontro a una degradazione artefattuale. E un'incompleta sensibilità, perché quando troviamo mutazioni in pazienti che hanno un normale quantitativo di proteina, chiaramente perdiamo la possibilità di identificare mutazioni attraverso l'analisi biochimica. Per affinare la sensibilità di questa metodica sono stati sviluppati dei test di autocatalisi della proteina, questo in particolare l'ha sviluppato Marina Fanini nel nostro laboratorio. Nel muscolo normale, se digeriamo le proteine in soluzione salina, vedete che la calpaina che corrisponde a questa banda va incontro a degradazione. In alcuni pazienti che presentano un quantitativo normale di calpaina nel muscolo, quando vengono sottoposti a incubazione in salina, questa proteina non viene degradata, a indicare che questa proteina ha perduto una sua capacità che doveva possedere intrinsecamente, cioè la capacità di digestione. E per cui anche questo l'avete già visto, quando osserviamo un deficit di calpaina all'immunoblotto abbiamo probabilità diverse di identificare mutazioni che sono massime nelle forme in cui si perde l'attività autocatalitica, perché già di per sé è manifestazione di una aberrante funzione del gene, e ovviamente probabilità di identificare le mutazioni più grandi quanto più profondo è il difetto proteico. Mutazioni, anche questo è già stato detto, interessano tutto il gene, sono di vario tipo, le più frequenti sono le variazioni missenso. Esistono alcuni esoni che sono più frequentemente mutati e che quindi possono rappresentare un target per lo studio delle mutazioni, e vedete che in Italia l'87% delle mutazioni patogenetiche interessa agli esoni 1, 4, 5, 8, 10, 11 e 21, il che non esclude che mutazioni in tutti gli altri esoni della calpaina possono essere presenti. Di questo è già stato detto, mutazioni diffuse su tutto il gene, abbiamo delle mutazioni più frequenti in determinate popolazioni. Nei paesi europei una delle più frequenti è questa 550 del A, mentre invece nella nostra Laguna Veneta abbiamo questa mutazione, una mutazione missenso che interessa Chioggia, e quest'altra mutazione di splicing nella Valle dei Mocchini in Trentino. Per cui certe mutazioni sono prevalenti in certe popolazioni e possono essere le prime ad essere analizzate. Per quanto riguarda la progressione di malattia, in una casistica studiata presso il nostro centro abbiamo visto forse una tendenza ad un decorso un pochino più protratto rispetto alle forme, nelle forme tipo erba, rispetto alle forme ad esordio del cingolo pelvico, anche se prolungando l'osservazione poi le due forme tendono ad uniformarsi. Questa è una scala, la scala di Walton, che praticamente a ciascun punto corrisponde una tappa nell'evoluzione di malattia, la comparsa dell'ipercicapemia, l'incapacità di alzarsi da terra, l'incapacità di alzarsi in una sedia, di salire le scale, di camminare via via. Quindi zero è il punteggio associato al fenotipo meno significativo e 9 il fenotipo più grave. Un'altra cosa che è già stata fatta in letteratura e che abbiamo ripetuto anche nella nostra popolazione è quella di suddividere i pazienti fra i pazienti portatori di mutazioni non senso o mutazioni cosiddette nulle, cioè quelle mutazioni che predicono assenza della proteina, pazienti invece che presentano due mutazioni missenso e pazienti che presentano, sono eterozigoti composti, per una mutazione missenso e per una mutazione nulla. E vedete come i pazienti omozigoti o eterozigoti per mutazioni nulle sono coloro i quali esprimono sempre bassi gradi di proteina, mentre negli altri due gruppi vi è un'estrema variabilità. Nei pazienti che hanno due mutazioni di senso possiamo avere quadri con assenza totale della proteina, ma anche pazienti che esprimono una quantità normale di proteina. Ovviamente la quantità normale non implica la funzione normale, queste proteine sono apparentemente normali con la tecnica con la quale le analizziamo, cioè il Western blot sul muscolo scheletrico. Un'altra cosa che abbiamo fatto è cercare di utilizzare, invece della perdita della deambulazione, che è una tappa tardiva nell'evoluzione di malattia, la perdita della capacità di correre. E anche in questo caso abbiamo visto, suddividendo i pazienti in due modalità, o sulla base della proteina residua o sul tipo di mutazione, vedete qui che questi sono i pazienti in verde che hanno al Western blot una proteina normale, e in nero qui i pazienti che hanno una proteina assente. Vedete la differenza nella mediana, la perdita di questa capacità, che favorisce i pazienti che hanno una quantità di proteina normale. Quindi c'è
una debole correlazione tra la quantità di proteina, perlomeno l'assenza della proteina, e la sua presenza. E la stessa cosa abbiamo fatta invece più clusterizzando nella modalità che abbiamo visto prima, tra i pazienti con le mutazioni che predicono assenza di proteina, le cosiddette mutazioni nulle, o gli eterozigoti per mutazioni missenso. Anche qui vediamo una tendenza alla miglior funzione nei pazienti che hanno delle mutazioni in missenso, quindi non con perdita di funzione. Per cui possiamo dire che i pazienti che sono portatori di due mutazioni che predicono assenza di proteina usualmente hanno un esordio più precoce, intorno ai 15 anni, e una perdita di deambulazione prima dei 40 anni di età. Mentre i pazienti che sono portatori o di due mutazioni missenso o sono degli eterozigoti composti per una mutazione missenso e una mutazione nulla hanno un'età di esordio più variabile e anche la perdita di deambulazione è difficile ad essere predetta perché si distribuisce molto ampiamente. Quindi le variazioni nulle si associano usualmente ad assenza della distrofia di un fenotipo severo, mentre le conseguenze delle mutazioni in omozigosi o in eterozigosi composta di mutazioni missenso si associano a fenotipi molto variabili ed è molto più difficile predire l'andamento clinico sulla base del dato mutazionale. C'è questa modesta correlazione tra la severità del fenotipo e la quantità di proteina. Quindi, concludendo, possiamo dire che se facciamo un'analisi della proteina nel muscolo e troviamo una completa deficienza, la sequenza ci porterà all'identificazione di mutazioni nell'84% circa, e usualmente queste sono mutazioni che si associano a un fenotipo severo. Nei confronti di un deficit parziale, invece, la capacità di identificare mutazioni diventa più bassa e la severità del fenotipo è variabile. Se al Western blot la proteina è normale, possiamo affinare la metodica col test di autocatalisi, e se la proteina è anormale si identificano mutazioni praticamente nel 100% dei casi, usualmente il fenotipo è piuttosto severo. Se invece anche il test all'autocatalisi è negativo, mutazioni si identificano in una bassa probabilità di casi e il fenotipo è probabilmente mite. Quindi io concludo ringraziando chi ha collaborato a questo studio, in particolare Marina Fanin, che è stata l'artefice di molti lavori sia epidemiologici che di studio di proteina, e dal punto di vista clinico Annalisa Lazzarotto, che sta facendo la sua tesi di laurea, e Claudio Simplicini.